Polinesiane sono quelle, avete presente quando si arriva con la nave nelle isole polinesiane? Loro, che ci sono questi, col gonnellino, insomma. Il comitato d'accoglienza, esattamente, e che la prima, sarà la prima performance di oggi, perché è un benvenuto che noi vogliamo dare a tutti, diciamo, tutti gli ospiti di Teleton. E poi la danza Bollywood è quella che nasce dalla fusione della danza indiana sacra, che è molto tecnica, è una delle danze più antiche che siano, insomma, la più antica in assoluto, anche di quella africana, unita al moderno, unita alla danza moderna, alla danza classica. Per cui è nata questa fusion, non l'abbiamo inventata noi, abbiamo solo calcato l'onda. E qui a Bari, insomma, in Puglia non c'è nessuno che insegna queste due cose. Come al solito sono pioniera, mi prendo tutte le responsabilità anche del fatto che le cose vadano lentamente, perché queste danze non sono conosciute. Spero che con Teleton, insomma, si possa pubblicizzare proprio a livello culturale queste altre danze. Allora, io invece ti chiederei di introdurci alla performance che poi vedremo qui in sede della Biennale, proprio in onore di questa maratona di Teleton. Quindi ti chiederei, cosa stiamo andando per vedere, per assistere? Stiamo per assistere a uno spettacolo molto vario che comincerà per l'appunto con la hula polinesiana, insomma, di tutto, più la danza turca, ce n'è per tutti. Per tutti i gusti. E allora mi sa che faremo un giro del mondo più che un giro di ballo. Ringraziamo Iside, che adesso va a prepararsi con tutto il suo corpo di ballo. È arrivato il momento, sta per arrivare il momento. Io approfitto per ringraziare Roberta Ruggero di Controradio per essere stata con noi. Grazie a voi e grazie al pubblico. Il gruppo formato da donne e anche da un uomo si esibiranno in performance proprio di danza del ventre, comunque tutte le danze polinesiane, polinesiane e quant'altro, le ali di Iside con la maestra Iside. Un applauso! Thank you.